Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega. Allora, su richiesta di Riccardo, Italia Uniform 4, Delta Lima Quebec, che è membro della Protezione Civile, se non ricordo male, di Pidenza, devono fare un'esercitazione proprio in zona qui, nel comune del mio QTH, a Borgo Taro, e mi ha chiesto, visto per un tipo particolare di esercitazione, un'antenna per la banda LPD. Quindi molto probabilmente saranno operatori senza licenza radioamatoriale e che opereranno con i portatilini, quelli omologati. E alla stazione, tra virgolette, stazione base, vuole un'antenna, insomma, da elevare un pochettino rispetto al terreno. Molto semplice, leggera, piccolina e di rapidissima realizzazione. L'antenna realizzata è questa, ma è anche carina, piccolina, tiene poco posto. Non vale la pena neanche smontarla per il trasporto se uno ha un'autovettura. Certo che in uno zaino sarebbe un problema. Vediamo un po' come è strutturata l'antenna. Allora, abbiamo l'elemento centrale che è collegato al polo caldo del coassiale e tutto fa riferimento a un connettore PL da pannello. Alla base, ovvero sui quattro fori del PL predisposti per il fissaggio al pannello, sono presenti quattro radiali inclinati a 45 gradi. La lunghezza di ogni elemento è circa un quarto d'onda, quindi sulla frequenza dei 434, che è circa centrobanda degli LPD, abbiamo una lunghezza d'onda di 69 centimetri, quindi un quarto è circa 170 e rotti millimetri, 172-173 mm. Quindi preparo i miei elementi e trovo un sistema più comodo di fissaggio. Io non li ho voluti saldare per non stressare troppo il connettore, già è un connettore di marca infima. Ho messo quattro viti ad in inox. Connettore di marca infima perché il centrale ruota, ma a me interessa poco. Infatti li avevo scartati proprio perché inutilizzabili. Interessa poco perché una volta che ho infilato il PL non va da nessuna parte. E con un piccolo supporto per il fissaggio alla canna da pesca, a una canna da pesca, per avere in modo che l'antenna sia posta circa quei 4, 3 metri e mezzo, 4 metri e mezzo da terra e che abbia un orizzonte abbastanza libero. Visto che le portate degli LPD, la potenza degli LPD è veramente piccola, è su 1000 watt, e la portata in ottica è alta, però almeno alziamoci un pochettino rispetto al terreno e agli ostacoli. Nient'altro. Dunque, allora, realizzazione di una ground plane per l'amico Riccardo, per la banda LPD, quindi dalla frequenza il quarto d'onda 17.27-17.3. Facciamola molto semplice, un connettore da pannello PL, bacchette in rame per la saldatura col cannello, saldatore Allora, stagno. l'antenna nella sua semplicità finita, realizzata, abbiamo i quattro bracci baffi come piano di massa inclinati a circa 45 gradi e lo stilo centrale collegato al centrale del PL da pannello come che a sua volta è collegato al polo caldo del coassiale. Ora non resta che trarla e realizzare il sistema molto semplice di fissaggio a una canna da pesca. Difficoltà costruttive praticamente nessuna. Utilizzo di base del saldatore, ecco. Allora, dopo una taratura rapida, non è stata particolarmente complicata. Centrobanda degli LPD, 434 MHz, SWR 1.05 e l'impedenza 50.7. E visto che la perfezione non è di questo mondo, lasciamo tutto così.